È una nuova splendida giornata in quel di Londra. Oddio. Ma noi vi portiamo in un ristorante su cui abbiamo delle aspettative altissime. Vi racconto quello che ho imparato sullo chef, che si chiama Jeremy Chan, è di origine cino-canadese e qui fanno una cucina che ha fortissime influenze sud-sahariane occidentali, ma anche orientali ed europee. Ma quanto ha studiato Franci? Io invece, ragazzi, non mi smentisco mai, mi presento qui senza aver studiato una mazza, anche perché la mia idea è quella di farmi stupire e quindi non mi sono spoilerato nulla. Il menù degustazione di 11 portate alla cieca. Andremo con una pairing di vino e un pairing di tè. È sempre un piacere lasciare che Franci scelga per te quello che andrai a bere. Iniziamo il menù degustazione con un brodo caldo che è fatto con il pollo ed è poi infuso con vongole. Quello che vedete all'interno della tazzina è un tipo di agrume che si chiama Kolsha Lemon e sopra finiamo con un olio che si chiama Gola Peppercorn Oil, che è fatto con un tipo di pepe che si chiama Gola. Partiamo con questo brodino, un brodo di carne però agrumato, quindi bellissimo. Assaggiamo se è anche buono. Wow, ed è anche piccantino. Questo è un tè bianco che viene dalla provincia di Fujian in Cina, infuso a temperatura ambiente per mantenere i sentori un po' più delicati e poi dopo carbonato. Continuiamo con una tartare di manzo Angus. Sopra c'è una purea di zucca che viene cotta alla griglia e per finire sopra c'è un tipo di caviale che si chiama Baeri. Questo primo boccone le ha già tutte. Il guscio esterno è croccante, la parte interna è morbida e poi avete un botto di caviale on top che dalla parte sia grassa che sapida al boccone. In fin di bocca ti resta anche un po' di affumicato. C'è una cucina lineare a vista bellissima, che è quella che Franci vorrebbe per casa sua. Ma non ho i soldi. Qui abbiamo un ragù che è fatto con midollo osseo del vitello e calamari. Sopra c'è un sedano rapa che viene emulsionato con blue cheese e per finire ci sono dei semi di mostarda. Secondo bocconcino. Buono e soddisfacente, esattamente quanto il primo. Se andiamo tutto di bocconi così fino in fondo io sono contento. Qui ci sono sapori completamente diversi, di blue cheese, di senape, ci sono sempre sapori molto forti, però ben bilanciati. Grazie Franci del suggerimento, perché cercavo proprio quella parola lì. Prego. Continuiamo qui con un drunken chicken toast, in realtà è un toast di pollo, e il pollo viene marinato nel banjun. Attorno al pollo ci sono dei semi di benne, che è la stessa famiglia del sesamo, e sopra finiamo con dell'erba cipollina. Sono dei piatti esteticamente bellissimi, perfetti, minimalisti. Li apprezzo in modo particolare perché la forma è semplificata al massimo, in realtà per fare un passo indietro rispetto ai sapori che nei due primi bocconi erano veramente sorprendenti di carattere. Non ho ben capito se è tutto un pranzo di bocconcini così, probabilmente no, però se lo fosse sarebbe bellissimo. Il toast morbido, il pollo sopra che ha una consistenza più tenace rispetto al pane, in fin di bocca ti arriva il piccante e il retrogusto amarognolo e un altro boccone che ti fa volare. Questo è un tè verde giapponese, Gyokuro, da Tokyo. Tè verde che nell'aria ha la caratteristica di essere coperto durante la crescita e questo fa sì che gli enzimi mantengano più sapori intensi ma delicati alla stessa maniera. È buonissimo, non avevo mai assaggiato un tè di questo tipo. Ha una nota erbacea veramente pronunciata ma molto piacevole. Con il vino abbiamo uno champagne rosato della parte nord della regione, Montagne de Reims, piccolo produttore Mouzon Leroux che fa un Pinot Nero al 100%. Questa è una crema di zafferano e cozze che viene servita con sgombro fatto frullare per qualche giorno, poi dopo è servito con un olio al ponzu, caviale di qualità Kaluga e questo è un guazzetto di lische di pesce affumicato. Abbiamo anche un olio allo zafferano per finire. Lo champagne sgrassa perfettamente, il grasso che ti pervade ancora un po' la bocca dai primi tre bocconi. Credo che qua si debba rigorosamente mettere sul cucchiaio un po' di tutti gli ingredienti. La crema è avvolgente, si contrasta con lo sgombro che è freddo e nuovamente il caviale lega tutto dando sapidità e grassezza. Ti devo far assaggiare il tè, perché quando dicevo che era una roba fuori dal normale non era soltanto per tirarmela sull'internet. Mi ricorda molto
molto il tè matcha, perché c'ha quel retrogusto scoglio. Ok, credevo che saresti stato più entusiasta. Ho deluso Franci col mio feedback, spiace ragazzi. Voglio dire, sono 20 anni di delusioni varie, si sarà ormai abituata. Siamo in India, Darjeeling. Questa è una seconda raccolta, abbiamo un po' più di intensità in sapore e la parte floreale è un po' meno intensa. Questo è un vino che viene dalla Francia, è fatto nella Valle della Loira, però le uve vengono dall'Alsazia. Fides 2019, le uve vengono macerate per una settimana in anfora. Molto intenso, floreale e con la macerazione sulle bucce dà sentori meno fruttati, un po' più freschi con il tannino e l'acidità che è un po' più marcata. Gerstraminer, che come sapete ormai dal video di Cracco è uno dei miei vini preferiti, estremamente floreale al naso. Quando lo assaggi invece ha un'acidità molto spinta, si sente la macerazione delle bucce, quindi ha anche un che di tannino in bocca. Vabbè, diciamo anche che Franci dopo il video di Crack ormai si è montata la testa, cioè sul che poi sul Gewürztraminer non la dovete più toccare, Franci. Qui abbiamo un polpo galiziano al barbecue, sotto c'è una purea che è fatta con diversi tipi di piselli, quali pink flamingo, fava e via dicendo. Accanto abbiamo invece una patata viola che viene cotta a bassa temperatura e poi fritta, e sopra finiamo con un broccolo. Trovate anche accanto al polpo del guanciale. Prima l'amico polpo, qua abbiamo anche l'amico guanciale, perché no, facciamoli conoscere. La patata è una patata viola abbrustolita, anche molto speziata devo dire, che ha un carattere forte quantomeno quanto il polpo. Arlecchino si confessò burlando: forse il polpo è il contorno alla patata. Voto al taglio di Franci 10, se non fosse che questo video è visto da qualche migliaio di persone. Pulirei il piatto con il dito, perché è buonissimo questo sughetto. Che poi il problema non sono neanche le migliaia di persone, il problema è che lo vede tua mamma. Milan Xiang, un tè oolong della provincia di Guangdong in Cina, ossidato tramite arrostimento su bambù per 3 volte, ma in maniera molto gentile. Riceve questi sentori un po' sulla nocciola, sulla mandorla, frutta secca. Mentre con il vino siamo nella regione della Foresta Nera, nel sud della Germania, dove si trova un'area chiamata Baden. Pinot nero che diventa molto più importante qui in confronto con Riesling o altre uve bianche, perché la regione è più calda e di conseguenza l'uva rossa riesce a maturare a pieno. Frutto a manetta, sarà questo il mio commento tecnico su questo vino. Come prossimo piatto abbiamo l'animella del vitello e abbiamo il pesce di San Pietro. Tutto viene accompagnato con una riduzione al caffè e da parte la gelatina è a base di dragoncello e shiso, un'erba di origine giapponese. Allora, di questo piatto ho provato anche a sgamo ad andare a riprendere l'impiattamento, non sono riuscito a riprenderlo tutto perché non mi va di rompere troppo le scatole, ragazze, già noi siamo abbastanza invadenti facendo quello che facciamo. Questa credo fosse l'animella, dico credo perché ti si squaglia in bocca, ne mangerai un chilo solo di questa. Mi manca la gelatina, però la voglio assaggiare con la carne, in questo caso col pesce. Mi dà un tocco rinfrescante e fruttato. Ma mi piace un sacco il San Pietro affiancato all'animella, che ha un sapore molto forte e deciso, mentre invece il San Pietro è delicato ed è piacevolissima l'alternanza. Dopo che ci è stato detto qual era il lato del coltello che tagliava, noi ovviamente stiamo usando l'altro. Ma questa è la dimostrazione che è tutto talmente tenero che potreste magari utilizzare anche solo la forchetta. Ritorniamo nella regione del Fujian, qua il tè verde è completamente diverso. Altitudine molto molto maggiore, le nuvole hanno questa azione protettiva sul tè, mantengono le foglie un po' più delicate e mantengono questi sentori un po' più umami, ma al contempo un po' più intensi. Parlando di Giappone, abbiamo un sake. Sake generalmente caratterizzato dallo stile più che dal tipo di riso utilizzato, ma in questo caso omachi, un tipo di riso che era stato scoperto nel 1859 e che questo brewery Honten vuole mostrare al suo pieno. Stile Junmai e non pastorizzato. E da sentori un po' più lattici, un po' più speziati. Continuiamo con un platano, sopra abbiamo una farina di arachidi e una farina di cassava, e accanto invece abbiamo un'emulsione che è fatta con 2 tipi di erbe che sono levistico e prezzemolo, e con pepe timur. Era da Milano che mi sognavo questo piatto.
piatto, ragazzi. Il platano in questo piatto viene tagliato a una lunghezza di 13,5 cm, la lunghezza che loro hanno definito perfetta per l'impiattamento e per la degustazione, e questa cosa mi affascina da morire. Questo è uno dei signature dish dello chef, sostanzialmente è platano fritto con questa salsina. È delizioso. L'accompagnamento di questa salsina è assolutamente il tocco acido che rende il piatto golosissimo. Allora, il platano, che è sì parente della banana, ma il sapore è molto diverso, non sa di banana questa cosa qua. Sa quasi più di patata, forse. Si mangia solo cotto, a differenza della banana. Trovo che sia fondamentale l'abbinamento con questa salsina deliziosa di levistico, se non ricordo male. Levistico e prezzemolo, per la precisione. Non che ci sia improvvisamente tornato in mente, semplicemente lo abbiamo chiesto alla ragazza. Questo è un tennero che viene dalla provincia di Yunnan, Cina. Queste sono le foglie più gentili, più soffici, quindi di conseguenza, anche se è un tennero, mantiene i sentori un po' più delicati. Siamo in Tokaj, Ungheria, nord-est, generalmente un'area che è conosciuta per vini dolci, ma con il passare degli anni mi sono reso conto che le uve autoctone fanno vini fantastici anche secchi. Furmint, una di queste uve, questo è un piccolo produttore, Attila Monna, che fa una vigna singola, Atari, 2018. Rombo, frullato tra i 3 e i 5 giorni per concentrarne i sapori, ma anche lavorare sulla texture della carne. Arrostito sul barbecue, vellutata di zucca, bisque al granchio, e finiamo con porri giovani semplicemente sul barbecue. Questo lo aggredisco io, ragazzi. Passiamo il pesce in questa bisque di granchio. Questo è il piatto più delicato di quelli che sono arrivati finora. Non lo so qual è il gusto che mi piace di più, perché come al solito è una combinazione di gusti che stanno tutti bene insieme. Mi piace molto l'idea della bisque di granchio, che si sente molto. Non ne stanno sbagliando veramente una. Quando arrivano al tavolo questi piatti, nell'essenzialità delle forme, pensate a dei gusti semplici. In realtà ci sono tantissimi strati, tantissimi layer di gusto. Mi viene da dirlo in inglese, ok? Bannatemi da YouTube Italia. È una festa in bocca, perché il boccone evolve. Ma layer, giusto per capire, l'hai scritto anche qua? Sì. Allora vale. Ragazzi, quando c'è la cucina vista, le pause tra un piatto e l'altro, almeno parlo per me, poi magari a voi non ve ne frega niente, però le pause tra un piatto e l'altro vi passano come se foste al cinema, perché guardare sti ragazzi che lavorano è veramente bellissimo. No, epic fail. Avevo già finito. Andiamo con un tè che è fermentato in due maniere. È una selezione di foglie del 2013. Queste foglie vengono poi compattate e poi dopo viene fatto invecchiare a sentori un po' più affumicati. È un manzo inglese che viene allevato nella cornovaglia e poi dopo frullato per due mesi, servito con fungo spugnola e la salsa verde. È basata su una salsa americana chiamata Green Goddess, a base di erbe aromatiche e cetriolo arrostito, da parte col rabi, una sorta di incrocio tra una rapa e un cavolo, finita con wasabina, e il tutto accompagnato dal riso jollof, una specialità di riso dell'Africa occidentale. Lo affumichiamo, salsa all'astice e cipolla giovane. Il vino, vino rosso della Valle del Rodano. Questo è un piccolo produttore, Sarnin Beru. Le uve vengono da un villaggio di Saint Joseph. Syrah è praticamente l'uva principale qua. La vinificazione avviene nella Borgogna e conseguentemente non può chiamare il vino Saint Joseph. Lavora sull'etichetta in questa maniera, esattamente. Quindi io finisco il vino della portata precedente mentre Giano fa i b-roll della portata attuale. Ma veniamo all'argomento carne. Raga, ma questo fungo è super pazzo. Vado? La spugnola la mettiamo momentaneamente da parte. Coltelli che tagliano, che ragazzi, non è mai da dare per scontato un coltello che taglia. Questi tagliano. Mettiamo un po' di cremina sopra. Ragazzi, carne cotta al sangue. Si sente un che di affumicato. Vi ho preso appositamente questo pezzetto di carne perché è quello con più grasso tra tutti quelli che ho nel piatto. Ed è una roba che si scioglie in bocca che non avete idea. La salsina verde. Non l'avevo ancora provata. Ci sta da Dio. Ma c'è il riso da assaggiare insieme. Uno spazzetto per il riso. Un altro po' di riso perché... super speziato, piccante. E c'è anche la rapa. Il riso è super speziato, buonissimo. Non è niente di coprente, non è niente di... Gli ingredienti danzano tra di loro in modo perfetto. Eh?
fuori fa giusto due gocce. Sono questi i momenti in cui speri che l'esperienza duri il più a lungo possibile. Questo è un vino che viene dalla California, Ridge, il suo produttore. In questo caso fa una combinazione di due uve, Zinfandel e Petit Syrah, una vendemmia tardiva per concentrare gli zuccheri e i sapori delle uve. Questo è un pre-dessert, è un sorbetto di ibisco e peperoncino scotch bonnet che è fermentato. L'agrume che vedete in cima è kumquat. E finiamo con un goccio di olio d'oliva extravergine italiano della provincia di Viterbo. È fresco, arriva in fin di bocca, delicatissimo lo scotch bonnet, veramente un'armonia deliziosa di sapori. E l'olio lucida tutto, da grassezza. E sembra di pietra questo cucchiaino, è bellissimo. Sto mangiando sul bordo del tavolo, non perché sono impazzito ragazzi, ma perché cerco di darvi più luce possibile. Forse meglio la luce artificiale della lampada. Insieme al gusto della frutta, e parliamo di mele disidratate, ci sento anche dell'acido non citrico ma acetico, e l'olio extravergine va a compensare questa acidità. Nomino il mio vino preferito di tutta la degustazione questo vino, Zinfandel e Petit Syrah, una bombetta atomica californiana. Mi hanno portato via la bottiglia di Zinfandel, tanto non è che potessi farmi il refill. Andiamo in Italia, Sicilia. Questo produttore, Marco Di Bartoli, unisce fantastica tradizione a quella che è l'innovazione di oggi. Questa è vigna miccia, una vigna singola, e rimane per 4 anni nei barili, dove invecchia e si concentra in sapore. Con il tè invece, sempre in Cina, Fujian, un'area abbastanza montagnosa, è un oolong che vede uno stato ossidativo abbastanza importante, ma questa ossidazione è molto prolungata, quindi dà questi sentori di nocciola e di mandorla, ma un po' più cremosi. Questo è un gelato che è fatto con piselli, poi accanto c'è una torta che viene fatta con zenzero e piccolo farro, e per finire sopra abbiamo un biscotto che è fatto con mandorle. Mi diventa improvvisamente comfort food perché mi sa di amaretto di Saronno. In realtà ragazzi, il gusto è molto più complesso di un banale amaretto di Saronno, con tutto il rispetto per l'amaretto di Saronno. La torta è dolce, pastosa, accompagnata dal gelato di piselli fresco e dalla cialda croccante sopra. È uno dei dolci più buoni che io abbia assaggiato ultimamente. Torniamo in Giappone, Ochicha, che è un tè verde molto molto arrostito. Questo è il tè che si serve a chi vuole meno caffeina, a chi vuole un qualcosa di meno intenso, e le foglie sono molto molto arrostite, di conseguenza a parte la caffeina viene portata via. Come ultimo portato una selezione di petit four, una selezione di dolcini, gelatina di frutta e un pepe che viene chiamato pepe verbena, una tarte di caffè, noci e wasabi cresciuto in Inghilterra, tartufo di cioccolato infuso con una mistura di spezie che si chiama suya, tradizionale dell'Africa occidentale che generalmente viene utilizzato per il barbecue. E finiamo con un tortino con crema con Persia lemon, un tipo di limone molto piccolo, molto dolce e molto aromatico. Di una consistenza inaspettata, perché è vero che era una gelatina, ma era estremamente scioglievole in bocca, la versione di Koi dell'After Eight, tranne per il fatto che non c'è la menta, eh. Però c'è il wasabi, visto che è il rischio, il mio mestiere, lo mordo a metà. Un tartufo meraviglioso, cremoso, con la punta di acidità e canditura, che buono. Molto buono questo. La parte sotto è spugnosa e quella sopra sembra quasi una palletta di crema pasticcera. Wow, sorseggiando il mio tè direttamente dal tavolo del ristorante, perché fuori piove che Dio la manda, vi raccontiamo le nostre sensazioni relativamente a questo posto. Eravamo preparati a essere spiazzati da un punto di vista di gusti, spezie e tecniche. Siamo stati conquistati dall'equilibrio di tutti i piatti e soprattutto dalla personalità. Sono piatti che non ti lasciano indifferente, gustosi, comprensibili, magnificamente eseguiti. Era da tempo che non eravamo così entusiasti per un ristorante. Sorsetto. Faccio fatica a trovarvi un piatto preferito. I vari piatti che si sono susseguiti sono stati uno schiaffo in faccia uno dopo l'altro. Occhio a questo signore qua.
perché oggi è tipo, cos'è, 49esimo sulla 50 best. Mi sento di dirvi, dal mio non essere nessuno, che secondo me presto lo vedremo scalare le classifiche. Relativamente alla location è molto bella, sia per la sala in sé, ma per la cucina vista. Vedete la preparazione dei piatti a un metro da voi con i ragazzi che li compongono, è una sorta di danza bellissima da osservare. La combinazione delle tre cucine, quella più africana, quella più asiatica e quella più occidentale, sono un connubio perfetto all'interno di piatti che presentano ingredienti dove le spezie sono una componente molto importante e prevalente ma non coprente. Io mi sono davvero divertito, piatti belli da vedere e buoni da mangiare. Insomma, se venite a Londra non fatevi scappare questo posto. E quanto abbiamo pagato, ragazzi? Che lo so che siete curiosi. Abbiamo pagato 982 sterline, 300 sterline a menù, più il pairing di vino per Giano, il pairing di tè per me, acqua e servizio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Facciamo entrare anche Giano in inquadratura, visto che il canale d'altronde è anche il suo. Franci, secondo me c'è bisogno di un psh. Ready?